Gentili telespettatori, buona giornata. Benvenuti a questo video di Tele Italia. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, interviene con queste parole che adesso vi riferisco. Parla di un contesto cambiato, cioè un'Italia del dopo crisi sanitaria diversa da un'Italia precedente. Quindi un'Italia differente ha delle dinamiche differenti, una realtà diversa, e questa realtà diversa potrebbe esserci in questa realtà diversa un rischio di ingerenza delle organizzazioni criminali, cioè le organizzazioni criminali potrebbero nuovamente cercare di infiltrarsi in questa realtà modificata. Quindi quello che dice il ministro è questo: quello delle ricadute dell'attuale congiuntura, delle conseguenti tensioni sociali, è un motivo di preoccupazione anche per le possibili interazioni con il panorama criminale. E su questo mi sono già adoperata, emanando una direttiva ai prefetti, chiedendo di dare il massimo impulso a tutte le attività di ascolto, di dialogo, di confronto con gli attori istituzionali, i rappresentanti delle categorie produttive, delle parti sociali, proprio per intercettare qualunque segnale di disgregazione del tessuto sociale ed economico. Lo dice appunto la Lamorgese su Radio Rai 1 Zapping. Il rischio di infiltrazioni criminali nelle attività produttive, pronte a sostituirsi ai normali canali di finanziamento, è, secondo il numero 1 del Viminale, da mettere in conto, perché le risorse che il governo ha distribuito anche alla popolazione per cercare di far fronte alle difficoltà di questo momento può determinare l'ingerenza delle organizzazioni criminali che sanno adattarsi immediatamente alla nuova realtà. Laddove ci sono risorse, c'è la possibilità che vengano a finire nelle mani sbagliate, perché le organizzazioni criminali potrebbero, tramite passaggi di proprietà di imprese, introdursi in un circuito legale che dobbiamo assolutamente controllare e monitorare. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e siamo anche nella pagina di Facebook Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.